In settimana la qualificazione al secondo turno di Coppa Sicilia grazie al 6-1 di Itala sulla Real Sud, adesso testa di nuovo al campionato. All'Averna arriva il Furci secondo e alle spalle della RSC, possibile dunque concorrente per il vertice. I biancazzurri ripropongono Antonio Messina dal primo minuto in mezzo al campo, Papa centrale difensiva al posto di Ricotre, Bonomo sull'esterna destra, mentre alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Davide Messina. Tornitore al 19, contatto con avversario in piena area di rigore, si prosegue, ma attenzione al 23, Pappalardo, gran giocata per vie centrali, fa salire la squadra, va largo su Mangano. Primo tentativo dalle parti di Varrica e Tornitore, non si passa, ma Varrica va in possesso, si cerca ancora Mangano. Secondo tentativo da destra, respinto dai gelorossi, terzo tentativo di Mangano, Tornitore, Varrica, bersaglio out, Samuele Forzisi. Forse il meno atteso sotto porta, ma il più incisivo. RSC in vantaggio a metà primo tempo. È un 2003 a segnare. Forzisi, titolare da qualche tempo, merita il gol, il primo della stagione, ed entra anche lui nell'ampio score dell'annata biancazzurra. Reazione Furci, Carmelo Casabianca su punizione Cisterna deve risolvere una situazione non facile in traffico. Non perdere l'intensità e l'imperativo da parte dell'RSC ed ecco un lampo in avanti firmato Tornitore, pallone che sfiora il montante. Poi il gusto del gol stimola Forzisi, per una frazione di secondo non arriva all'appuntamento col tapin dopo accelerazione di Varrica da destra. Rientro dagli spogliatoi, da 5 si gioca Antonio Messina per Pappalardo a sinistra. E si gioca sul filo dell'out in zona Mancina, Catania, punta l'uomo, va giù, norma vantaggio, ci crede allora Pappalardo che dal fondo va in mezzo dove Varrica fa stop col destro, conclude con l'altro piede, 2-0 RSC, Cristian Varrica, ottavo gol in stagione, sesto in campionato, il graffio sotto porta che non manca mai, oggi anche capitano per l'occasione. Grande merito a Maurizio Catania e Pietro Pappalardo per la costruzione, entusiasmo alle stelle con il sole che splende in riva allo Ionio. Tappeto in fase di srotolamento all'Averna. Corner di Pappalardo, Luca Mangano vola sotto la traversa. 3-0 RSC, ancora Mangano, ancora di testa come appena 8 giorni fa a Catania. Quarto centro in stagione e dopo 11 minuti si viaggia sul velluto in casa biancazzurra. Poi ancora Varrica, suggerito da Tornitore, giusta la posizione di offside segnalata, gol dunque non valido. Favore ricambiato tra i due a metà tempo, Tornitore fa esaltare Lundi che si esibisce in un paratone. Praterie per i due della prima linea ripostese. Varrica al rasoio senza tagliare la rete della porta, trova solo il fondo. Al 37 Lundi direttamente rilancia su Salemi che è cemento armato lì dietro. Mangano lascia partire Tornitore. Fuga del centravanti verso il fondo, Mangano parte da dietro e fa bis. 4-0 RSC, ancora Mangano, un'altra doppietta dopo quella realizzata a Catania. Una di testa, una di piede, fatto sta che va a quota 5 ed è il secondo miglior marcatore biancazzurro. Finale con il gol bandiera Furci, lo firma Lorenzo D'Amico raccogliendo una corta respinta dopo punizione. Finale, RSC riposto, batte Furci 4-1 nell'aria. C'è profumo di titolo d'inverno per la capolista. 7 vittorie in 8 gare. Domenica prossima, in caso di bottino pieno col Giardini, sarà realtà la platonica ma evidente etichetta di campione del girone d'andata a 180 minuti dal giro di boa.